Bello a tutti ragazzi, sono King Save Corporation e siamo qui in questa nuova live di God of War. L'ultima volta andate a vedere su YouTube, non ve lo dico, tutti spoiler così, eh no, dovete andare a vedere su YouTube quello che è successo, no? Scusa, se no. Allora, mi sono scordato di dirvi una cosa. Che cosa? Ah! Seguitemi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. E alla svelta pure. Oggi mi sento carico, perché in questa live, in questo episodio, succederà delle cose che voi non avete idea. Sono uscito? Devo uscire, no? Ok. Andiamo qua. Salve, buonasera. Proprio Proprio a a Helheim. Helheim. Tutto Tutto bene? bene? Farò Farò ciò ciò che che devo. devo. Lasciami Lasciami in in pace. pace. Come Come vuoi. vuoi. E vai, dai. Vi ricordo che Sabaku in questa scena, no, in quale scena non mi ricordo, vabbè, ha parlato di God of War e devo dire molto molto bene ne ha parlato. Ma io capisco che lui la prende come una spina nel fianco Atena. Secondo me, io penso di no. Perché Atena non è una spina, ormai è morta. Fare. È vero, nel terzo God of War ci ha dato una di quelle spadate, spadate che non avete mai avuto idea. Però posso di dire la verità, io spero di ritrovarla in un altro God of War, quello che dovrebbe uscire adesso, God of War Ragnarok. Io spero di ritrovarla lì per un'ultima volta. Tipo, vabbè, ora non è che posso star di qualcosa. Ci sono tante teorie sul secondo God of War. Tantissime. Adesso ora basta, basta parlare. Dobbiamo continuare questo capolavoro. Oh!
Signori, pronti per l'epicità? Andiamo. Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro. Marito. Padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Zitta e apposta. Abbiamo deciso di andare a sangue. Sangue a cervello. Bene, fare la guerra con te. Per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni. Poi vai a Highline. Allora, prima. Mamma mia, quante sono belle. Lame permeate dalle fiamme, dall'otte d'ombra. Un cimelio da passate di Kratos. Che passato. E che passato.
Ma io direi subito di potenziarli, visto che ho tante cose. Aspetta, ho visto una cosa, scusate. Ha già subito questo? Mamma mais. Sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era Palini. Di magia straniera! Dolce nanna degli inferi! Che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia? No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il mio Mir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli hai sì? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità. Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. E l'hai? Ciao, allora una cosa serve. Ti terrò d'occhio. Allora, prima di tutto, con molta, molta calma, prendiamoci questo. E poi ci condensiamo le lame del caos. Subito. Intanto che il mio gatto rompe il cazzo. Potenziamo. E già siamo a livello 2 con le lame del caos. Potenziamo questo. Vai. Possiamo potenziare ancora di più? No, credo di no, eh. Incantesimi. Vabbè, pacchetti di... vabbè, berserk... che volevo via? Ah, gli attacchi runici, vabbè, tanto li troveremo avanti. Allora, intanto vediamo le pomi del lame. Mamma mia. Mi attacca a segno, a posto. Allora, vai. Secondo livello. Bella questa. Bella pure questa.
Daylight, signori. Daylight. Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim, deve essere sbloccata sul tavolo. Grazie. Concedimi un momento per dirti che ciò che stai per fare è da pazzi. Neanche Odino può sopravvivere a questo freddo. Spero che quelle lame funzionino. Certo, devo capire perché le cuffie stanno a fare i matti. Ok, vai ragazzi. Il ponte di cui parlava Freya. No, siamo sul ponte del viaggio tra i regni, ma noi cerchiamo il ponte dei dannati. I morti lo usano per raggiungere la città di Helheim. Dobbiamo trovare il guardiano che concede l'accesso. Seguendo questo ponte, arriveremo direttamente da lì. Sai, speravo di non rivedere mai più questo mondo. Raga, one shottati. Ma intanto prendiamo. C'è ancora un nemico? Usa il fuoco delle tue lame per bruciare quel rovo di El che blocca la via. Sì, un attimo, Mimir. Qua sono. Non si fa freddo, raga. Cioè, già mi sto puzzando io di freddo. Cimeli di famiglia. 1 su 5, ne sono poche. L'ho sentito, eh. E chi te. Vado. Carica di Sparta. Raga, scusate, ma queste cuffie stanno a fare birichine. E io direi di potenziarci. Allora, prendiamo la mappa pure com'è. Hello. Ecco perché valeva la pena tornare a prendere la nave. Vai, si va avanti, dai.
molto di recente dovrebbe trovarsi. Sono troppi. I cancelli devono essere chiusi e se lo sono, allora è vero, Hell è piena. Senza le Valchirie a gestire il tutto, Hell verrà sopraffatta. Hell. Allora. Tanti però, Chiuso. Che si fa? Sono venuti qui come hanno fatto in così poco tempo. Il tempo scorre diversamente nei Rei, specie in quelli legati al mondo degli spiriti. La luce di Alfheim. Al contrario, il tempo di Alfheim scorre più lentamente rispetto al lago delle anime, così come a Hell rispetto a Midgard. È complicato, lo so. Non importa, purché torniamo presto da mio figlio. Ah, vedo che impari in fretta. Ammazzo questa. No. Giusto? Eccolo. Solo chi muore dignitosamente in battaglia può andarci. Coloro che muoiono con disonore o nel fine. Sì, e chi muore per malattie, incidenti, vecchiaia. Chi muore di vecchiaia in video. Non è mai troppo tardi per andare a combattere. Quanti corvi ci sono in questa mappa? 5. Quindi uno lo vedrò qui già. Se lo prendiamo.
I am forte, cazzo. Guardiamo, aiuterai i morti a lasciare Midgard. Non penso, ma non peggioreremo la situazione. I vivi avranno un ostacolo in meno da superare per raggiungere la parte interna di Klein. Ma chi è così pazzo da volerci andare? Noi? Ah, lì c'è un baule segreto. Però... scusate, dovrei scendere giù. Se quella fosse la spilla... veloce Kratos. Vedete che stanziamo, no? Infatti. E sono due già. Ponte dei dannati e il guardiano che si assicura che i morti siano davvero morti. Cos'è quell'oggetto? Quel totem contiene una potente fonte di energia magica, il potere di Elai. In realtà ciò che ci serve è il suo cuore. Prendilo e andiamo. Come? Fa un po' di casino. Ne sei capace, no? Scusate. Raga, io penso che alcune volte la gente fa apposta. Oh. Porca puttana troia.
Ancora il cuore, fratello. Dovrai sporcarti le mani. Si vede che sta ancorato. Poi mi serve qualcos'altro. Nient'altro, ma è meglio non attardarsi, eh? Kratos. Zeus. Zeus. Mio padre. Tuo padre era Zeus. Questo spiega tutto. Cos'è quel posto? Non ci andare mai. Hai capito? Come fa a essere qui? È impossibile. È solo un'illusione. Si sa che El tortura i suoi abitanti con il loro passato. Concentriamoci, dobbiamo tornare da tuo figlio. Però prima... Un giorno. E te per essere merda, la fa pure. Psst. Eh? Shh. Sai che non dovrei essere qui. Fa freddo. Fai presto, dammi le tue lane. Perché? Ho detto che ti avrei aiutato ed eccomi qui. Avanti! Ho tutti i miei attrezzi a Midgard. Torno subito. Tu non credi che te le abbia soffiate, vero? Eccole. Ora sono pronte per i venti di Hel. Mira questo magico punto luminoso con le lame e lanciale. Voi. Quindi grazie, prego e arrivederci. Qui fa così freddo che mi si congelerebbero anche i marmelloni. A volte mi chiedo se il suo cervello abbia subito qualche trauma. Siamo stati via troppo. Oh!
Non riesco a togliermi le tue parole dalla testa. Zeus era tuo padre. Non ora. Pensiamo ad andarcene da Ella. Su questo non ho da ridire. Mi limiterò a riflettere su questa perla in silenzio. Caos. Questo è una meraviglia. Eccolo. Subito. Oh, ho messo. Oh, ho preso. Ah, è i manici. Yeah!
Signori, io mi fermo un attimo qui. Dopo riprendiamo subito. Intanto, seguitemi su Instagram, su Twitch e su YouTube come Kingslave Corporation. Questa puntata è stata epica. A parte i cani che abbaiano, il mio gatto che rompe il cazzo. Eccolo. Vi do appuntamento subito dopo questa live. Buona giornata.